sorpresa, ragazzetta! Io non... No! Quando Alan saprà della sua cattura, correrà a salvarla! E lui non sa neanche che sono qui, quindi non funzionerà. Il suo piano è fallito, ora devo andare! Non si muova o le faccio saltare le cervelle! D'accordo, d'accordo! Chiama la polizia! Questo dovrebbe funzionare, no? Oh, credi? Sì! Controllo prezzo! Se mi lasci andare posso fermare tutto questo. Sembra una puntata di Ai confini della realtà, ma è vero. Ti prego, devi aiutarmi. Lo so che me ne pentirò. Va bene, ora sta fermo. Sì. D'accordo. Ecco, ti ho liberato. E adesso che dobbiamo fare? Ehi, tu resti qui. Le mie chiavi, le mie chiavi. Per il tuo bene, resta dove sei. Le chiavi delle manette, aspetta! Scusami, dovevo farlo! Alan! Un giorno mi ringrazierai! Bondicar, codice rosso. C'è da occuparsi di un'emergenza, donna e due bambini in ostaggio al pianeta Risparmio. Sembra che si tratti ancora del sospetto armato in casco e sariana di prima. Passo, Carl. Loren? Mi senti, Loren? Cos'è il pianeta Risparmio? È un prendi tre, paghi due. Fatti da parte. Aspetta, va bene, aspetta, sta tranquillo, piano, va bene, piano. Va bene. Sta tranquillo, non preoccuparti, l'ho già fatto altre volte. Una. Chiesa episcopale? No, non è più una chiesa, adesso è un burghi, o almeno lo era, non so cosa c'è rimasto. La gente in questa città è impazzita. Judy! Oh, oh, abbiamo compagnia? No, 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 vai tranquillo, è solo un agente della stradale, ci scorterà. La sirena, è lì, sì, è lì. Aspetta. Bravo, bravo. Smetti di fregnare, donna. Avrei potuto spararti in qualsiasi momento. E allora perché non l'hai fatto? Non li hai tirati tu i dadi. È stato Alan. Eccolo lì, eccolo lì, eccolo. Frena ora. Frena, inchioda. Sto inchiodando. Vuoi frenare? Freno io. I freni sono partiti. Inchioda. Sto inchiodando. No! Dovrebbe essere qui a momento. Sono morto! Sara! State bene? Sì. Dov'è Peter? Sono qui. Potete sempre, in ogni circostanza, dominare la situazione. Fine della terza cassetta. Un aggiornamento sugli eventi straordinari che stanno sconvolgendo Bradford. Almeno 98 persone sono state ricoverate con
sintomi che vanno da febbri e sfoghi inspiegabili a violenti attacchi di convulsioni. Le strutture mediche sono al limite della resistenza e i funzionari della sanità chiedono a chiunque presenti gli stessi sintomi di chiamare il pronto intervento. Cosa? Non abbiamo tempo, va bene? Lo so, ma è un bambino. Voleva solo rendersi utile. D'accordo, tienimi questo. Grazie. Judy, vieni con me. Io vi avevo avvertito, Peter. Ma no, voi avete voluto giocare. Che fai? Piangi? Non si piange, va bene? Su con la vita. Coraggio, su con la vita. Piangere non ha mai aiutato nessuno, d'accordo? Se hai un problema, affrontalo da uomo. Ehi, mi dispiace. 26 anni sepolto nella giungla nera e sono lo stesso diventato uguale a mio padre. Sta tranquillo, vieni qui, mi dispiace. Ehi, non è niente. Ti ricordi quello che mi hai detto? È normale avere paura. Non è questo. E cos'è? Pronto? Non preoccuparti, ti faremo tornare come eri prima in 4 e 48. Perché ora entreremo qui insieme e ci metteremo seduti per finire quella partita. Costi quel che... Costi. Come a casa mia. In completa chiusura della portiera. Loren, sono Carl. So chi c'è dietro a tutto questo. Mi dirigo verso la casa dei Parrish. Manda rinforzi. Loren. Un momento! Aspetti! Ora che altro c'è? Fermo! Aspetti, si fermi! Qualche problema, signora? Può accompagnarmi a casa. Dove abita? Jefferson Street, la vecchia villa dei Parrish. Per caso ha due figli? Un maschio e una femmina? Oh mio Dio, che è successo? Salga, glielo spiego strada facendo. Prenditela! Dobbiamo arrivare a quella casa. Oh.